sono fenomeni importanti di cui ancora sappiamo poco, dobbiamo metterli a disposizione degli scienziati, dei ricercatori, così come vengono, senza essere invasi, in modo che possano essere fatti degli studi su questi fenomeni. Andiamo avanti. Questo è il famoso triangolo che, come sapete, ho sempre detto, non c'entra niente con i crop circles. Si trovava vicino a Mostrapiedi. Vedete la devastazione fatta dalla gente che è arrivata su questo disegno, no, il famoso triangolo. Questo si spiega in modo semplice: siccome il terreno è a forma di triangolo, il contadino, quando ha seminato, ha cominciato a seminare percorrendo, no, il terreno lungo il perimetro, e quindi, no, è arrivato al centro, ha finito la semina di un certo tipo di grano, ha cambiato semina con un grano più scuro ed è coinciso con ed è apparso appunto questo triangolo. Vedete che il terreno infatti è a forma di triangolo, per cui il contadino, no, percorrendo lungo il perimetro, alla fine è rimasto un triangolo centrale, cambiato semina, e quindi è nato il grano più scuro, che non c'entra niente col fenomeno. Però, detto questo, come il tecnico mi sta facendo notare, sembra che questo triangolo indichi quelle crop circle, quel pittogramma che è apparso più a valle, che invece non è un falso, non è, è un vero evento. E se questo riusciamo a vederlo adesso più da vicino, in modo più preciso, vi rendete conto che è molto più bello, ma è stato classificato come uno dei più belli apparsi in Italia nel 2003. Ecco, vedete, queste sono foto aeree. Vedete, ragazzi, immaginate questo cerchio sul grano è formato, voi immaginate di entrare all'interno del cerchio e di vedere in questo campo pieno di grano 50 metri, perché il diametro di questo cerchio è 50 metri, di grano che è tutto coricato in senso orario. Poi all'interno di questo cerchio vedete la composizione di un altro cerchio, il secondo, che invece è formato dal fatto che il grano è rimasto in piedi. Vedete, il perimetro del secondo cerchio è perché il grano è rimasto in piedi, 30 cm di grano soltanto, che forma il perimetro del secondo cerchio. E il perimetro del secondo cerchio parte dal centro del primo cerchio e va a tangere il perimetro del cerchio esterno. Quello che è importante notare sul posto, quando siamo andati, è vedere l'angolo tra i due perimetri quando tangono, e notare che non c'era uno stelo fuori posto. Poi all'interno del secondo cerchio trovate di nuovo, no, tutto il grano coricato, e fino a quando non si incontra il perimetro del terzo cerchio, che pure è formato dal fatto che il grano invece è rimasto in piedi. Superato il perimetro troviamo di nuovo il grano coricato, fino poi all'interno del terzo cerchio troviamo di nuovo il perimetro del quarto cerchio col grano di nuovo in piedi, e all'interno del quarto cerchio il grano coricato. E queste cose, vederle così, sono già belle; vederle sul posto si hanno delle sensazioni molto particolari. Ecco, questo è lo stesso cerchio, pittogramma visto all'interno del cerchio. Vedete come il grano è coricato in modo uniforme, non è schiacciato o piegato o rotto, è coricato, e i gambi del grano sono arcuati. Andiamo avanti, che poi Roberto Pinotti deve parlare questa mattina, la giornata loro, veloci. Questo è un altro pittogramma che è apparso a Montegranaro nel 2003, sulla strada che va a Torre San Patrizio. Questa volta vediamo i tre cerchi che sono non in retta, ma formano un triangolo. C'è un cerchio centrale più grande, due laterali più piccoli,
i quali sono collegati da un, diciamo, da un canale. Anche qui il grano è coricato circolarmente, in senso, non ricordo più se orario o antiorario, ma in modo uniforme, sia il cerchio centrale che i due laterali. Andiamo avanti. Questo invece è un altro pittogramma che è apparso qui nei campi di che vanno sul crinale di Monte Lumirano di fronte a Montegranaro, tanto è vero che si poteva vedere anche da dietro le mura. Ecco, questo vedete che è un crop circle con un cerchio centrale, con un perimetro di un altro cerchio laterale, una fascia perimetrale. Su questa fascia perimetrale insistono 5 cerchi che vengono attraversati appunto da questo perimetro, e il cerchio centrale è collegato ai cerchi laterali da dei canali. Ecco, l'interessante, poi vedremo i particolari in altre foto, se Mauro ce le fa vedere. Ecco, qui si vede un po' meglio, ecco, la fermati così che si vede, nota. Questo, vedete ragazzi, è il grano quando già è stato tagliato. Abbiamo chiesto al proprietario di non tagliarlo tutto perché sarebbe scomparso, diciamo, il pittogramma, quindi ha tagliato il grano solo senza invadere il pittogramma. Vedete come il grano è coricato in modo diverso? Notate queste cose, mentre nel cerchio centrale tutto è un vortice, no? In senso orario, il coricamento, invece notiamo che è quasi come se fosse un fiume di acqua che attraversa tutto il perimetro, e quando attraversa questi cerchi laterali, comunque il grano del perimetro attraversa questo cerchio in modo naturale e continuativo, come se andasse per conto suo. Poi invece all'interno del cerchio troviamo che il grano che non fa parte del perimetro è coricato in modo diverso, sia in questo semicerchio, sia in quest'altro semicerchio. Queste cose non si fanno con le corde e con le tavole di notte per gioco. Questo è un altro crop circle che è apparso nella valle sotto al cimitero di Mostrapiedi. Sulla sinistra c'è la Mezzina, sulla destra c'è Montegranaro. Una foto aerea. Questo è un disegno abbastanza semplice, ma nello stesso tempo molto armonico, perché è un piccolo cerchio iniziale, con un canale si collega a un grande cerchio che, seguendo l'andamento del coricamento del grano, porta naturalmente ad entrare all'interno del cerchio più interno. Andiamo avanti. Questa è una delle sfere luminose, quello il fotografato Adriano Forgione, che era venuto qui a Montegranaro, il direttore della rivista Era, che ha scritto un libro sui crop circle, per fare delle foto. E noi abbiamo fatto una foto ricordo a lui, non abbiamo visto la sfera, ma siamo andati a sviluppare la foto e è apparsa quella piccola sfera. Andiamo avanti. Questo è il crop circle di cui vi parlavo prima, che è apparso sul crinale, a metà crinale del Monte Lumirano. È una topografia, cioè dei rilievi fatti dal topografo di quel disegno. Vedete il cerchio centrale, i 5 cerchi laterali che vanno lungo la fascia del perimetro, i canali che collegano i 5 cerchi esterni al cerchio interno. Vedete le misure? Sono frutto di questi rilievi topografici, non c'è un centimetro fuori posto, non sono numeri indicativi, sono numeri esatti, precisi, come dai rilievi del topografo. Quindi vedete, gli 11 metri del diametro dei cerchi coincidono tutti, i canali che collegano i cerchi laterali al cerchio centrale sono tutti di 7 metri. Questa topografia ho avuto modo di darla a Elcio Asseloff di
cui vi parlavo prima, quello scienziato olandese della Philips, perché si è riproposto di approfondire queste misure per cercare di capire che tipo di significato può avere, perché se questi pittogrammi sono messaggi, questa è una delle ipotesi dei ricercatori, che ci vengono da intelligenze del nostro universo o di altri universi e quindi vogliono essere un messaggio per noi, un messaggio scritto con la matematica e la geometria, dobbiamo cercare di capire, appunto, di decifrare attorno da questi simboli il vero messaggio e quindi il significato del messaggio.